casa, invece spesso li vediamo spaventati. È sempre a base di vino, ma stavolta è un gioco che possiamo definire sensuale e seducente. Scopriamolo insieme. Cosa sente? Tante bollicine. L'idea di creare un evento dove la gente può incontrarsi bevendo. Siamo al primo wine dating italiano, un gioco di seduzione in cui il vero protagonista è il vino. Cinque diversi nettari per stimolare tatto, vista, udito, olfatto e gusto. Un percorso tra i sensi per incontrarsi, conoscersi e magari conquistare il ragazzo o la ragazza con cui si gioca. Io sono al Pinot Chardonnay per risvegliare l'udito. Il suo udito si è risvegliato? Non aveva ancora avuto modo di interloquire. Era stato zitto fino adesso. Sto aspettando il terzo vino almeno, sì. Io sono pressoché astemia, però annuso, tocco. Dalla Francia a New York il wine dating sta spopolando in tutto il mondo e promette bene anche in Italia. Al primo appuntamento a Milano erano tantissimi i concorrenti pronti a fare nuove conoscenze seduti a tavola. Questo perché magari puoi pensare che non possa essere interessante e poi la puoi trovare interessante. E se per fare colpo il vino non basta, si può sempre ricorrere alle strategie classiche. Mi sta raccontando una storia di famiglia assai interessante, molto interessante. Quindi lei punta sulla storia familiare per sedurla. Come sempre, siamo biechissimi. E continuiamo il nostro viaggio nella movida estiva che oggi ci porta a Riccione.